Il campionato è ancora lontano, quasi un miraggio che ai tempi del Covid-19 ci può anche stare. Il campionato, il massimo campionato di basket femminile che verrà, potrebbe presentarsi in modo robusto come non accadeva da lontano 2006-2007. Si profila infatti un girone a 16 che da tempo immemorabile non si vedeva, visto che nelle ultime stagioni avevamo raccontato di tornei a 12, se non addirittura monchi, strada facendo ad 11 squadre. Una miseria, se permettete. L'elenco che snoccioliamo vede le seguenti compagini a far compagnia al Jesan de Muralucca: Schio, Venezia, Ragusa, Battipaglia, allenata dal lucchese Beppe Piazza, Sesto San Giovanni, San Martino di Lupari, Broni, Costa Masnaga, Virtus Bologna, Palermo, Torino, Empoli, Vigarano, Dinamo Sassari e Campopasso. In realtà si può parlare di ipotesi, considerando che la posizione di Palermo e Torino pare al momento tutt'altro che solida e rassicurante. Per quanto riguarda invece la data d'inizio, esiste un conflitto tra chi, come favoritissimo e sempre più forte Schio, vorrebbe giocare anche relativamente presto a causa degli impegni europei, e altre squadre, che sono la maggioranza, che preferirebbero alzare la palla a due magari un po' più avanti, con la speranza di rivedere il pubblico nei palazzetti. Intanto, in casa Le Mura procede spedito il processo di recupero e di riabilitazione delle giovani sfortunate Silvia Pastrello e Alessandra Orsili, brillantemente diplomatesi al liceo scientifico Iti Fermi. Annotazione finale di mercato per il basket Le Mura, che il suo roster lo ha già allestito. In realtà mancherebbe ancora una pedina, una quarta lunga alla Vitari, per dare profondità all'organico affidato al giovane coach Francesco Iurlaro.